Torino si sta preparando per la celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia, che avrà luogo l'anno prossimo dal mese di marzo al mese di ottobre. Forse più che l'enorme plastico della zona, meta continua di visitatori, possono dare un'idea del significato che la manifestazione riveste per la vecchia capitale subalpina, le dichiarazioni dell'onorevole Genua e di una studentessa. Io penso che queste manifestazioni siano la logica testimonianza ufficiale di un secolo di storia, da cui è nata l'Italia. E per quanto attiene a Torino, penso che siano una necessaria sollecitazione alle nuove generazioni perché, conosciutola, sappiano completare l'opera dei padri nello stesso spirito di fraternità nazionale. Sono particolarmente contenta che la mia città sia stata prescelta per le celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia. D'altro canto, la scelta non poteva essere migliore. Il pensiero del direttore dei lavori è di un autista di piazza. Quello che mi piace far notare in questa occasione è che per questo lavoro che celebra l'Unità d'Italia partecipano operai di quasi tutte le regioni d'Italia. Cosa vuole che le dica? Come torinese sono soddisfatto che una manifestazione tanto importante venga celebrata a Torino. Per noi tassisti speriamo comporti un notevole aumento del nostro lavoro. Speriamo bene comunque.